Ciao, allora oggi video dei top e flop del mese di luglio. Iniziamo con i top. Top mettiamo sicuramente, prima di tutti, questo è latte corpo del Libro Sché, questo è quello alla vaniglia, è meraviglioso e io non posso che consigliarvelo perché profuma di vaniglia che è una meraviglia. E è un latte, quindi è leggero, si assorbe molto velocemente, ma si stende molto bene ed è molto idratante, quindi va bene anche in estate, io lo uso tranquillamente dopo la doccia. Soprattutto è un 400 ml, quindi davvero molto molto grande e è inutile, io questo profumo alla vaniglia lo adoro anche perché persiste sulla pelle e quindi lo amo. Altro prodotto top, sicuramente è questa che avevo provato ed è la crema mani della Leo Crema. Crema della Leo Crema. Questa è la crema mani e unghie con carotina e vitamina E, idrata 24 ore, mani più morbide, unghie più resistenti, ok. È un 100 ml, quindi è bella grande. È un profumo molto delicato, credo. È un profumo molto delicato, si spande bene, si assorbe velocemente e idrata bene. Quindi sapete che l'avevo comprata in un altro video e se non sbaglio era 1,99 euro, non mi ricordo se 0,99 o 1,99 euro. Comunque davvero era in offerta e molto molto valida. L'inci è meglio non guardarlo perché comunque è una crema da basso costo. E però è buona, a me è piaciuta molto, quindi questa la promuoviamo. Altro prodotto che promuovo sicuramente è questo. È un latte detergente tripla azione fresh della L'Oréal Paris. Questo è indicato per pelli normali o miste, senza parabeni, ipoallergenico, rimuovo le tracce di trucco e deterge ed è un 200 ml. Allora, intanto ha una profumazione molto fresca effettivamente perché è fresh, quindi sembra quasi menta. È molto delicato però. E strucca, dice, rimuove anche il trucco waterproof. Questo non l'ho provato perché io per il viso e per i prodotti waterproof come mascara o eyeliner uso un prodotto specifico, lo sapete bene. Però devo dire che questo è un latte molto leggero, che però va applicato sul viso, ovviamente, al detergente, e rimuove davvero tutto, quindi fantastico. È fantastico, io normalmente dopo risciacquo la pelle oppure se no usiamo un tonico, ma è davvero un buon prodotto. Anche questo trovo in offerta a 2,50 euro oppure 3 euro, dipende dai negozi. In offerta vale davvero, quindi altro promosso. Prodotto che io dico un ni è questa tonico per il viso della Lush. Questo è acqua di luna, tonico per il viso. E dice di essere una manna per i visi in stato di emergenza con tea tree, pompelmo e ginepro per purificare la pelle grassa o mista. Ok? E contiene tea tree e acqua di pompelmo ed effettivamente si sente molto il pompelmo dentro e forse è anche lui che rinfresca molto la pelle, si sente questa azione rinfrescante. È un 250 grammi, è l'unica cosa, è che costa tanto, io non so se la ricomprerei anche perché mi sto attrezzando per un attimo, me sto studiando più che altro per produrre alcuni prodotti basi e base con i prodotti ingredienti naturali, quindi prodotti fai da te, e questo, visti gli ingredienti e visto quello che contiene, potrebbe essere uno di quei prodotti che posso fare tranquillamente in casa. E devo dire che in estate questo è un ottimo fissatore per il trucco e poi anche durante la giornata lo metto in frigo, poi tac, lo passo, è molto molto fresco. Ha sicuramente aiutato, però ecco, perché è un buon prodotto, ma il prezzo è davvero molto alto, quindi lo promuovo con riserve. E l'acqua di luna, tonico per il viso, però la qualità c'è. Prodotto che invece bocciamo completamente è questa lacca per i capelli della Parisienne, Made in Italy, nuova formula fissaggio morbido, formula con propellente ecologico ed è un 300 ml. Allora, bombola è questa, questo è il prodotto, non fa niente, non fissa i capelli, non li ferma, se c'era un attimo di vento me li trovavo ovunque perché comunque dovevo dare mezza bomboletta solamente per cercare di tenere un attimo i ciuffi fermi, quindi davvero no, con tante altre lacche, sapete che quella è Splendor, l'amo, con tantissime altre lacche anche che costano molto molto meno. E ho dei risultati migliori, quindi questa la bocciamo. Unica cosa, unica, quando la usavo, dato che ne usavo un bel po' perché non faceva niente,
sparivano tutte le mosche. Quindi se la vogliamo usare come antimosca è perfetto. Questo sicuramente, però sicuramente come lacca la bocciamo completamente. Velocissimi, altri prodotti che ho finito due matite per sopracciglia. Sapete che io alla fine per riuscire a temperarla attacco la, un attimo di scotch, è un trucchettino. Infatti vedete che riesco ad arrivare proprio fino fino in fondo, che si vede. Queste sono le matite per sopracciglia della Essence e io le adoro, le amo. In estate che non uso le polveri ma uso queste matite perché sono più veloci, fantastiche. E infatti ne ho finite ben due. Altro prodotto che ho finito questa volta, devo dire, evviva, è questa matita della Nive Cosmetics. Questa è Ebano, un altro Ebano, eccola qui, proprio finita, finita, e questa dico evviva perché non durano niente, non mi piacciono, sono troppo, va bene, sono bio, è vero che sono bio, ma davvero non mi piacciono. Altra matita, e questa è l'ultima matita, che è davvero anche questa fino in fondo, quindi davvero le finisco, e volendo ci sarebbe un'altra polimina, quindi proprio. Questa invece è della Kiko, era una matita e i pencil, un marroncino, un bronzo. Posso anche farlo scrivere perché comunque sia, ce n'è ancora un pochino. Guardate la dimensione, piccolissima. Questa invece la promuovo perché è spettacolare. Sì, si sfuma, ma comunque sia una volta fissata con l'ombretto, anche in estate tranquillamente sta lì. Quindi questa la promuoviamo. E questi erano tutti i prodotti top e flop di luglio 2015. Fatemi sapere se ne avete fatto qualcuno, come siete trovate e spero vi sia stata utile. Al prossimo video, ciao!